E bentrovati sul canale Ghost Rider. Questa volta voglio dire un po' il mio ennesimo disappunto contro la Bonelli, in questo caso sull'ultimo numero della serie regolare di Zagor, che io non ho acquistato. Sono notizie che ho saputo tramite i video di Sebi, recensioni scarse, grandissimo fan di Zagor e anche di Faber 91, che addirittura ha strappato l'ultimo numero. Lui sì, si è infervorato. Però sai, anche lui parla come di uno comunque deluso, appassionato e deluso. E addirittura Seb invece ha detto: Zagor, ma vattene in pensione, ovviamente ironicamente, ma alla fine hanno ragione tutti e due. In quest'ultimo numero, Yellow Rock, su un titolo del cazzo, una storia che è durata un numero e mezzo, una roba del genere. Burattini, l'autore curatore di Zagor, ha fatto morire il personaggio di Jenny, che si diceva essere un po' l'unica vera donna di quest'ultimo periodo di Zagor. E alla fine Zagor se ne viene pure con la frase, scritta ovviamente da Burattini: allora ecco perché da adesso in poi, fino a che sarò Zagor, non potrò più avere donne. Cioè, lì veramente ti girano proprio i coglioni. Cioè, a Burattini, ma che cappero stai a combinare con questa serie di Zagor? Ma come ti è uscita sta roba? Cioè, guarda, veramente. Cioè, Zagor veramente potrebbe avere un potenziale pazzesco, quel personaggio con quelle sue avventure, ma non viene mai aggiornato, a parte, vedi, il bellissimo crossover che gli hanno fatto fare con Flash, ma solo lì, o qualche numero di Zagor più dove acchiappi dei bravissimi disegnatori, ma però magari le storie fanno cagare, tipo lo Zagor più che uscì, mi pare, a novembre dell'anno scorso, sì, quello mi deluse veramente. Infatti è da allora che non compro più Zagor, però mamma mia, poi quando vieni a scoprire queste cose, dice vabbè, basta, qui proprio la Bonelli non si salverà mai. Eh no, perché se vanno avanti con questi autori come Burattini, che invece di cercare di migliorare, di aggiustare, di aggiornare questi personaggi, li finiscono di inguaiare, no, guarda, non se ne può più. Quindi, quanto mi riguarda, Faber ha fatto bene a strapparlo, se lo ha deluso così tanto. E Sebi ha detto bene: Zagor, ma vattene in pensione, ma come a dire, ormai non servi più a niente. Scusa, è così, è così. Ci vediamo all'inferno.